In attesa di Orazio, che si è fatto un look che ci sembra appunto quello di un grande lottatore, di quelle platee, no, di quei ring speciali dove fanno salti, se bastonano, se danno dei calci, che se uno di questi fosse vero sarebbero morti subito, eccetera. Iniziamo la nostra rassegna stampa con il giornale di ieri, giovedì 11, eccolo qui il giornale. Qui il giornale c'ha molte sollecitazioni per la nostra fantasia, e soprattutto una fantasia sessuale, cari amici, perché le gambe della Boschi mandano in tilt la sinistra. Oh, la Boschi si mostra le gambe. Allora, qui si tratta praticamente di un disegno molto banale, perché sarebbe banalissimo. Caos per una vignetta sul Fatto, con il ministro in minigonna. La balla di Renzi col sì, 500 milioni risparmiati, sono solo 48. Ma queste sono merite cazzate. Ma veramente sono cazzate. Questi vanno, evidentemente vanno raccontando queste favole per bambini idioti, evidentemente puntando sul fatto che c'è questo risparmio. Cioè, praticamente in un paese dove la classe dirigente politica si frega i miliardi ogni 10 minuti, Renzi propone una riforma che è la negazione assoluta. Leggeremo un bel articolo dell'avvocato Marco Della Luna proprio su questo argomento, e propone questa sua riforma, che è una riforma che noi sappiamo essere voluta dall'alta finanza internazionale, che non vuole bastoni tra le ruote per il controllo totale del popolo italiano, per spremerlo come mondiale, non italiano. Sì, ma soprattutto italiano, perché altrove non c'è una riforma della Costituzione come quella che propone Renzi, quindi praticamente siamo da questo punto di vista. E questo qui si va dicendo, lo fa dire alla sua ganza, no? Che sarebbe la sua ganza, non credo che sia la ganza sua, tanto la moglie di Renzi fa schifo, è un cesso. È come Chelsea. Clinton. Chelsea, sono tutti uguali, sono tutti lì in fila, appassionatamente, e i nostri giudizi sono giudizi assolutamente virili, e lo diremo poi, e diremo delle cose interessanti. Di ciacola virile, va. La balla di Renzi con i sì 500 milioni risparmiati, che sono niente rispetto ai soldi che voi vi fregate ogni minuto. Dai 700 ai 1000 miliardi di euro l'anno. Oh, poi questo è bellissimo, la chiesa nel container mentre la moschea è nuova e da milionario, pare giusto. I cattolici sono buoni, vogliono bene agli altri e giustamente devono stare nel container. Ma io mi auguro che qualcuno li chiuda questi container. Li bollono dentro. Mentre dicono il Kyrie eleison, chiudono e viva Dio. Hai capito? Un po' di pulizia. Li trovano bolliti. Un po' di pulizia. Quindi non più solo il cervello bollito, ma completamente. Ti ricordi, ecco. Ti ricordi quello che successe a chi gliel'hanno fatto? Mi pare che fu fatto una quindicina di anni fa. Gli americani, mi pare, presero sti talebani e li fecero morire tutti dentro un container. Qui abbiamo Fede non vuole lasciare in lacrime, ma questa è una cosa che noi dobbiamo ricordare. Federica Pellegrini è una che ha dato molto, una vita anche allo troppo, sport. Anche di più, una ma vita cosa allo voleva? Sport. Ma questa montatura, e lo dobbiamo dire, questa continua, costante montatura su persone destinate più delle volte a essere perdenti, perché sono personaggi chiaramente che sono già stati spremuti al massimo dai media. Ma che cacchio vogliono questi? E come al solito l'operazione finisce sempre male. Io voglio ricordare, l'abbiamo già detto più di una volta, più questi personaggi vengono pompati, perché c'è un retroscena di altre vittorie, anche decenni di vittorie un precedenti. Po' Mussolinetto alle Olimpiadi del 36. Sì, no, vabbè. Il Renzetto, sì, il Renzetto, sì, no? Sì. Che vuole le vittorie, vuole la, la,
si vuole esibire, il palcoscenico mondiale, esattamente, no? I selfie, io sono questo, li ho cresciuti io, questi qui sono i miei pupilli. Quali? Mussolini, l'abbiamo già detto, mi pare, l'altro ieri, prese un paese in cui lo sport non esisteva, ecco, con vent'anni di ritardo, e portò l'Italia, perché nell'Italia c'era la possibilità, e le possibilità ci sono, e per 20 anni le classi dirigenti liberali lasciarono il tutto alla Chiesa, all'educazione, erano accordi sotterranei con la Chiesa, l'educazione spettava al prete, il quale prete per educazione che cosa voleva? I giovani che andassero a tirarsi le seghe nelle parrocchie, confessione. Beh, è così, no, ditemi di no. Confessione, battitura di petto e seghe, dette anche volgarmente in altri modi, perché ci sono sveltino o quant'altro. Tra l'altro poi in questo quadro c'era anche l'intermezzo, no, di qualche passatina col prete stesso, no? Ricordiamocelo bene, se no. Quindi Mussolini prese questo paese dove appunto la gioventù in parte era una gioventù delle campagne che appunto stava tutto il giorno a massacrarsi. Il 95% degli italiani fino al 1945 viveva nelle campagne. Esatto, stava a massacrarsi, a rompersi i lombi, a arare, a zappare, eccetera. E poi c'era, come diceva, la gioventù cittadina che, come diceva, andava a battersi il petto nelle sagrestie. Voglio ricordare che anche l'operazione Scout, ricordiamoci che l'importanza definitiva dello scoutismo come educazione dei giovani, lo dico per essere stato, e me ne onoro, uno scout vero, e non quegli scoutisti che, è vero, accompagnano le processioni, ci sono ancora questi che vengono utilizzati solo per comprare una divisa e accompagnare le processioni. Io ho fatto lo scoutismo fino all'età di 15-16 anni, l'ho ripetuto quando ho accompagnato i miei ragazzi, e quindi l'ho vissuto bene, insomma. È una educazione del giovane al naturalistica, al senso dell'onore, al senso della presa del di dovere. Posizione, della, più dell'onore che del dovere, della presa di posizione e della disciplina. Esattamente, dell'out-out, queste cose non puoi dire la voglio fare e poi non la fai, capito? Perché tu sei quello che hai fatto in coerenza con quello che pensi. Questo scautismo, che è nato in ambienti anglosassoni da un personaggio veramente geniale che aveva fatto Lord Baden-Powell, che aveva fatto la guerra contro i boeri, e non era una guerra semplice. No, è stata una guerra ferocissima e soprattutto di battaglie con escursioni di migliaia di chilometri in giro, quindi i boeri sapevano fare benissimo battaglie da campo vere, e i boeri sapevano fare benissimo gli scout, sì, esattamente, gli esploratori, la guerra di guerriglia, anche perché andavano a cavallo. E ricordo anche che a difesa dei boeri andò anche una squadra di garibaldini, voglio ricordarlo perché nessuno lo ricorda. Ci sono le fotografie di questi italiani. Ricordiamo garibaldini. L'epoca, perché è 1800. Siamo alla fine dell'Ottocento. Diciamo che è tutto il decennio che va dalla scoperta dell'oro e dei diamanti. E ovviamente l'Inghilterra se n'è voluta impossessare. E invece sono andati poi gli inglesi. È chiaro. E cioè gli olandesi. Allora ho fatto questo piccolo accenno allo scautismo perché non a caso la Chiesa se l'è preso, no? Se l'è preso la maternità, è nato lo scautismo cattolico italiano, a tutt'oggi è quello che comanda nell'ambito dello scautismo. Esiste anche uno scautismo laico, però sono pochi gruppi. Mentre i cattolici, che si dividono poi tra scout cattocomunisti e scout francamente cattolici, meno male che a quel punto di vista lì c'è qualcuno che aveva l'occhio lungo e vedeva l'operazione che stavano facendo queste persone, e da cui cosa è successo? Che il fascismo, dovendo organizzare anche lui le sue organizzazioni manipoli, diciamo, ma più che manipoli, le sue organizzazioni giovanili,
che creando un'opera nazionale, l'opera nazionale Balilla, che si deve tutta a un personaggio che io ho conosciuto e ho potuto ammirare, Renato Ricci, morto sfortunatamente per noi di infarto, mi pare attorno agli anni 50, il quale ovviamente aveva una capacità organizzativa enorme e creò questa organizzazione formidabile che ovviamente certo campava anche con i soldi dello Stato, con le cose dello Stato, però tutto quello che c'è tutt'oggi è che viene utilizzato ancora per scuole, stadi. L'opera Balilla ha costruito una marea di cose. Una cosa incredibile, uno sforzo incredibile per costruire la gioventù. E i risultati ci sono stati, anche se relativamente, diciamo così, mancava una cultura specifica, c'era l'opposizione della Chiesa, perché a un certo punto si scatenò uno scontro, che per me è uno dei scontri più importanti, che riguardava appunto l'educazione sempre della di potere, gioventù. Di controllo delle masse. Sempre. Per il controllo delle masse. Lo scontro è avvenuto sull'Azione Cattolica. C'è stato un momento in cui il fascismo, soprattutto l'opera nazionale Balilla, era il controllo mentale delle masse. Era interessato ad avere maggiore libertà d'azione sui giovani ed aveva contro l'Azione Cattolica. Quindi ci fu uno scontro abbastanza grosso. Su queste cose io non mi voglio soffermare perché sto dicendo altre cose. Dico soltanto che è bastato un po' di formazione, educazione, ci siamo portati dietro, intanto se non altro, due campionati mondiali di calcio. No, aspetta, è alle Olimpiadi del 36 siamo arrivati terzi, cosa ma certo, che è mai più successa, ma mai che esiste il CONI, esatto, per dirtene una. Tra l'altro, che comunque va sempre stimato per quel po' che fa. Esattamente. Rispetto a niente. Francamente, anche oggi nelle Olimpiadi noi vediamo degli italiani che si stanno facendo onore e senza tener conto che loro non lo dicono mai del rapporto numerico. Zero. Perché se vincono gli americani sono 450 milioni di teste di cazzo, no? E o se vince la Cina, un miliardo e mezzo di persone, noi siamo 60 milioni. Esattamente, e con un'educazione. Diciamo che possiamo tenere il passo con la Germania, anche in questo caso qua. O con l'Inghilterra. A proposito delle Olimpiadi, perché anche questo è un discorso che va fatto sulla falsificazione, quando Owens tornò negli Stati Uniti, rilasciò una dichiarazione importantissima e disse, al contrario di quello che raccontano tutt'oggi, certo, la vulgata attuale, no? Sì, Hitler era umiliato, le cazzate, erano amici, era amico pure con il centometrista tedesco che lui batté. Il centometrista che lui batté morì in Sicilia, allo sbarco degli alleati. Esattamente, combattendo. Allora, tu hai fatto una precisazione molto importante, ma io voglio portare alla dichiarazione. Owens, che poi fu visto di malocchio dall'establishment americano, disse infatti è stato poi abbandonato a se stesso, cioè ha vinto 4 ore in quella Olimpiade e poi è sparito. Lo ricordo non solo per parlare male di Hitler, no? Allora Owens disse, sono stato trattato molto meglio nella Germania nazista che nella maniera in cui sono stato trattato prima, durante mia. E dopo negli Stati Uniti. Certo. E queste sono cose che dobbiamo dire per illustrare esattamente come stanno le cose e quella è la intrinseca falsificazione di quello che fanno queste teste di cazzo. L'altra cosa che voglio fare, ne riparleremo ovviamente, però comunque voglio far vedere la vignetta, perché questi sono veramente cattocomunisti. Cioè queste persone qui, veramente, si indignano. Ho messo online il tuo intervento su Giuliano II. Ah, benissimo, hai fatto bene. Su Giuliano Flavio. L'apostata. Giovanni, no, detto impropriamente Giuliano, Claudio Flavio, secondo, cioè Giuliano II, Flavio, Claudio, l'apostata. Impropriamente l'apostata, perché lui non è mai stato cristiano. Infatti. E ha avuto fin da piccolo dei grandi filosofi come maestri, che erano tutti politeisti. Questo è il disegno e i soliti si indignano, questa è la tipica mentalità del prete, che traffica tutto sotto la tonaca, ma non si dica mai, non mostrare le gambe, guai, eccolo qui, no? Come se questa persona... Ma è una fotografia o è una... No, questa è una vignetta che è stata pubblicata sul Fatto Quotidiano. Ah.
lei fa la satira. Sì. Ma andiamo su. Ipocriti. Ipocriti. Il solito discorso della legge si applica con i nemici e si interpreta con ma gli amici. Certo, un buffo. L'altra cosa che ci interessava far vedere, allora qui ecco il super agente segreto USA coinvolto nella morte di Mussolini. Questo è un articolo interessante, tra l'altro tra quelle persone... Come super agente segreto nella morte di Aldo Moro, che finalmente allora, è stato incriminato, lo sai? Ah, sì. Finalmente. Sì, mentre sta quasi per dopo, morire. Dopo 40 anni. Sì, mentre sta quasi per morire. Sì. Eccolo qua. Allora, qui in questa fotografia, poi ne parleremo un'altra volta, perché qui voglio dire alcune cose. Qui mi sembra che ci sia qualcuno con una divisa fascista, a meno che non l'abbia portato via direttamente da un morto, quello di sinistra è uno con una divisa fascista. In tutti i sensi, c'è anche una camicia nera. Ma a parte questo, cosa probabilissima, perché di quei giorni lì non si sa assolutamente nulla. L'unica cosa che voglio dire adesso è che è evidente che Mussolini, assieme ai gerarchi... Stava andando in Svizzera. Non si sa dove stesse andando. Non si certamente sa. In Svizzera. Aveva da contattare qualcuno. Ora, qui si stanno scatenando gli occidentalisti, i quali non volevano che Mussolini incontrasse quel qualcuno. Questa è la verità. E io, come ho sempre sostenuto e continuo a sostenere, la fucilazione di quei 15 di Dongo era una copertura per coprire, l'abbiamo detto tante volte, la fucilazione di Nicola Bombacci, così come i morti della scorta. Era uno di quelli che dava molto fastidio. Esattamente. Perché era uno lineare, laico. Era amico di Stalin, basterebbe questo. Certo. Ma laico in quel senso lì, che non sì. C'aveva un padre padrone. Certo, è quello che aveva garantito sempre i contatti. Certo. Con lei. E stanno uscendo fuori tutte queste cose, certo. Cari amici. È più o meno come la morte di Bruno Buozzi. Hanno ammassato anche qui 14 persone per coprire l'omicidio di Buozzi, che stava, vecchio sindacalista socialista, che stava andando al nord sotto la protezione, questo ve lo posso garantire, di Mussolini, perché dovrebbe contribuire alla stesura assieme a Nicola Bombacci, certo, della legge della socializzazione. No, proprio del nuovo diritto del lavoro in generale. Esattamente, ma soprattutto certo, le normative della socializzazione. Certo, quello della partecipazione degli operai e delle maestranze alla attività dell'azienda. Esattamente. Delle fabbriche, delle allora, queste sono le prime cose che volevo dire. Poi, adesso, saltillando di palo in frasca, però francamente la cosa vale la pena di essere presa in considerazione, ho qui una bella considerazione scritta da qualcuno che evidentemente se ne intende, per dire che malgrado le ideologie e l'ideologia transgender la più idiota di tutte, la realtà della vita poi è un'altra, e qui devo dire che francamente quelli che ci vengono in aiuto sono proprio gli anglosassoni, perché gli anglosassoni nella loro concretezza fisiologica, ricordiamoci che buona parte dei razionalisti e degli scienziati razionalisti sono tutti anglosassoni, a cominciare da quello che si era inventato l'evoluzionismo, no? Quindi è importante questa cosa che sto per leggere, perché la realtà non è quella che appare. Allora faremo altre volte delle letture di questi articoletti che si trovano sul settimanale 7 del Corriere della Sera, perché da queste letture si evince esattamente che la natura è sempre quella e la tipologia del maschio e della femmina è sempre la stessa. Adesso leggiamo questo, poi leggeremo altre cose altre volte, ma questo per me è uno dei più importanti. Sex and the Science. Il maschio ideale cacciatore. Non può essere diversamente. Esatto, ma vabbè, che cosa significa? Il ruolo esiste, ancestrale è quello. Che esiste quello della sopravvivenza e quindi della caccia. Che esiste una tipologia
biologica che tu non potrai mai cancellare. Hai voglia che ti inventi? È dentro all'apice del DNA. Oh, chi vuole avere delle ulteriori informazioni si può leggere uno dei libri più importanti del Bachofen, l'autore di fine 800 inizio 900, edito da Bock e credo riedito dalle edizioni mediterranee, Le madri e la virilità olimpica, dove si vede come c'è stato il passaggio netto, ma su tipologie, no? Del potere dal matriarcato, che aveva una sua modalità di essere e una sua modalità di porsi, no? Alla virilità olimpica, che poi è presupposto del patriarcato. Ma infatti in buona parte d'Europa, fino al, diciamo, avvento della cultura e della civiltà degli Appennini, per esempio in Italia, cioè quella, diciamo, precedente a quella del bronzo, le strutture tribali erano basate su un patriarcato. Ma pare anche ovvio, ma è abbastanza naturale. Ora, cosa comporta? Noi non è che vogliamo negare queste cose, diciamo che esistono di forse diverse possibilità e diverse maniere pratiche di rapportarsi alla organizzazione della società. È chiaro che la società patriarcale non è e non può essere la società matriarcale. Oggi ci troviamo in una strana situazione. C'è un aumento sicuro di un aumento percentuale delle donne. Abbiamo, e lo possiamo vedere, un aumento enorme delle donne nelle competizioni sportive. Anzi, diciamo che sono, per noi sono il fulcro. Le trovi dappertutto. E evidentemente lì c'è però una perdita di femminilità di queste donne. Non sono donne femminili, sono donne in ogni caso mascoline. Non sono mascoline fisiologicamente, no? Fisicamente, ma lo sono come temperamento e soprattutto dal punto di vista neuropsico-ormonale. Tant'è vero che qui, in questo ultimo numero di cui consiglio la lettura, in questo ultimo numero qui, eccolo, di anno zero, punto zero, scusate, eccolo qui, punto zero, c'è un articolo veramente interessante in cui si dice, ma scomparirà, ci sarà ancora spazio per la femminilità? Vi voglio far vedere il titolo perché è abbastanza interessante. Intanto andatevi in ogni caso a vedere punto zero, perché è veramente, è molto spesso è anche collegato, è venduto assieme a Nexus. Ambedue le riviste vanno comprate, abitualmente vanno lette per incominciare. Ecco, femminicidio ad esempio, anatomia di una strage annunciata, e ne abbiamo un'altra qui. Sarà un'Europa sempre meno per donne? Eccola qua. Beh, sono considerazioni non da poco. Comunque adesso riprenderemo questo numero di anno di punto zero, eccolo qui, il numero attualmente in edicola di punto zero, per leggere un articolo dell'avvocato Marco Della Luna, di cui diremo quello che possiamo. Intanto in questo momento mi interessa e ci interessa a tutti quello che c'è scritto qui. Questi sono dati sperimentali, uno può dedurre quello che vuole. Uno dei tanti distintivi dell'Homo sapiens è la capacità di collaborare con i suoi simili per ottenere un risultato. Non siamo i soli a farlo in natura e basta guardarci in giro per comprendere come per moltissime altre specie animali la cooperazione è un comportamento comune. Se una differenza c'è è che noi l'abbiamo sviluppata in campi diversi, non solo la caccia, le cure parentali o le relazioni di gruppo, e in modi talvolta molto sofisticati. Eppure, a ben guardare, siamo rimasti dei primitivi, cacciatori-raccoglitori, come eravamo un tempo. Uno studio dell'Università di Santa Barbara ha analizzato i motivi che ci guidano nelle scelte di un partner. Guardate, qui sono studi molto approfonditi, I motivi che ci guidano in una scelta del partner.
per cui collaborare. Che cosa ci interessa di più? Che sia bello, onesto, ricco, capace, simpatico, intelligente? Dipende dalle circostanze, si dirà. Ma in una situazione neutra, nella quale cioè non si conosce esattamente che cosa dovremmo fare insieme, quale caratteristica cerchiamo per prima? Maschi e femmine non hanno dato la stessa risposta. È normale. No, per cioè, la donna ci sono alla faccia del culto del transgender. Infatti, per le donne sono alcune prerogative essenziali per la difesa dei figli, il mantenimento, la qualità del ma fisico. Ma qui si tratta la qualità anche dell'uomo. L'uomo, se una donna vuole un uomo, sceglie fedele, un uomo o il certo, maschio, certo, indipendentemente dalla fedeltà. Certo. Maschio e femmine non hanno dato la stessa risposta. Per i maschi l'elemento più importante emerso da una serie di test è che il potenziale partner sia produttivo. In prima istanza gli aspetti morali e caratteriali contano meno, è verissimo. È chiaro, una femmina mi deve dare dei figli, cazzo vuoi dire? O no? È più importante. L'aspetto morale viene dopo, è sempre stato così, da 10.000 miliardi di anni, capito? D'altronde la Madonna, anche nel cristianesimo, la Madonna chi è? Quella che ha dato il figlio. È la madre. Quella che ha generato il figlio. È la madre. È mater matuta. È certo. Può essere una donna che non è madre. La donna che non è madre, la madre. Mi dispiace per voi, cari amici, non è nulla, non esiste. In prima istanza gli aspetti morali e caratteriali contano meno. Cerchiamo qualcuno che ci aiuti a raggiungere l'obiettivo nella pratica e che dunque sia fisicamente forte e determinato, capace di toglierci dai guai se necessario. È tipico delle società dei cacciatori, quale eravamo nel tempo in cui, grazie alla capacità di cacciare in gruppo, non solo per questo ovviamente, ci siamo affermati come specie dominante. Per le femmine il discorso è diverso, mi pare ovvio. In un processo collaborativo non si cerca tanto una partner forte o un partner forte, quanto una persona capace di reciprocità socialmente attiva. Qualcuna con cui instaurare un rapporto solidale di lunga durata più che immediatamente produttivo. È tipico delle società dei raccoglitori. Funzione alle quali in passato erano destinate proprio le donne. Anche oggi il 99,1% dei 7 miliardi di abitanti di questa terra è composto di maschi più o meno cacciatori, perché andare alla guerra è fare il cacciatore, ricordiamocelo bene, e femmine che raccolgono, che piluzzicano, che fanno le guardie, la spigola, che spigolano o vuole pezzettini di grano oppure foglie di tè, ma sempre raccoglitrici sono, oppure vanno a raccogliere i chicchi di riso, insomma, ma sempre raccoglitrici sono. Ormai sulla terra i rimanenti gruppi etnici di cacciatori raccoglitori, dove gli uomini vanno a caccia e le donne si occupano di raccogliere e coltivare i prodotti della terra, sono pochissimi. Non è vero. Non è vero, perché come dicevo, andate a vedere quello che avviene, che ne so, nei paesi del sud-est asiatico, nell'Asia centrale, nell'Asia meridionale. Certo, nella steppa le cose sono leggermente diverse, perché nella steppa, soprattutto nella steppa della Mongolia, no, non è che o vai le a donne cavallo, possono andare a raccogliere. O vai a cavallo, oppure muori di sete di fame anche lì. Ma l'uomo è cacciatore. La donna sarà poco raccoglitrice, ma comunque quella che cucina quello che l'uomo gli porta a casa. Vuoi negare che i mongoli abbiano smesso di fare no, i cacciatori? Assolutamente. E no, appunto, il cazzo vanno a dire. Come i kazaki. Appunto. O i kirghisi. Esattamente. Con una certa sufficienza chiamiamo questi individui gli ultimi primitivi, dimenticando che in realtà i nostri comportamenti seguono alla fine le loro stesse regole, anche se ci troviamo nel cuore di una città, connessi con il resto del mondo, accerchiati da sofisticate tecnologie.
mi sembra che il ragionamento sia validissimo e la similitudine uguale, anche se c'è questo, come dire, piccolissimo errore di valutazione. Ripetiamo, le donne raccoglitrici rappresentano almeno il 60% della popolazione mondiale, quindi almeno 3 miliardi e mezzo di persone. Detto questo, vogliamo vedere l'ultimo numero di Panorama, perché è qui. Dice, vedi, qui dice l'ultimo numero: dove sei finito, maschio? E noi che gli diciamo, vieni qua che te lo facciamo vedere. Italians do it better. Lo facevano una volta, sì, quelli come noi. No, vabbè. Quelli come noi. Noi diciamo, vai a cercare, vieni qua che sicuramente lo trovi. Che te devo dire di più? Continuiamo su questa altra considerazione di carattere scientifico. Sex and the Science, ditelo con un gene, anche questo è bellissimo. Siamo in un altro numero di 7, e questo è l'altro numero di 7, l'articolo è di Ann Kelly. Ditelo con un gene, vi state preparando per uno speed dating, sperando ovviamente in qualche successo nello scegliere e soprattutto nel farvi scegliere, così curate con attenzione, trucco e abbigliamento. Può servire, d'accordo, ma ancor di più potrebbe servire, se solo poteste intervenire, un genetic make-up. Mettete da parte rossetti, gel per capelli e quant'altro. Vi servono due alleli, varianti di un gene. Per lui uno legato alla dominanza sociale leadership, e per lei uno legato alla sensibilità sottomissione. Questi sono dati scientifici. Una donna tanto è più desiderata in quanto ti dà l'idea della sensibilità e della sottomissione. E l'uomo, intanto, però non è il bruto, il brutaccio che conosciamo, il brutaccio che ci fanno vedere, no, come personaggio, da proporre come esempio di virilità. Quelli sono brutti, quelli di mascolino non hanno nulla. Qui c'è il problema. No, c'hanno del beluino. Ma le belve maschio sanno quello che devono fare, ricordiamocelo bene. Come dire, che ne so, non saprei come fare degli esempi. Cioè, l'importante è che esista questo principio. Questi sono fatti, cari amici, sono fatti genetici. Non è ideologia, quindi la ideologia transgender non serve a niente, e lo dico ai frocetti accomodanti a modino, i quali cercano in qualche modo di aggraziare un eventuale partner. Non servite a nulla, ricordatevelo, cambiate sesso. No, cambiate stile magari. Cambiate stile. E per lei uno legato alla sensibilità e sottomissione. A dispetto di tanti obiettivi raggiunti in termini di parità dei sessi, infatti, ancora oggi, più o meno consapevolmente, si cercano partner secondo i tradizionali ruoli sociali, uomini forti, donne dolci. Questa è la realtà e voi potete mascherarla come volete. Hai capito? Ci può essere anche una donna tendenzialmente dominante, una sportiva vincente che è sempre dotata di un iperdosaggio di testosterone, ricordiamocelo sempre. Però queste donne potrebbero, di fronte a un uomo che è più dominante di quanto non lo sono loro, dimostrarsi come donne dolci, e a quel punto ci sarebbe un incontro, ma non in condizione di parità, in condizione di collaborazione. Ma io proseguo. In uno studio dell'Università di California, Irvine, 262 single di entrambi i sessi sono stati invitati a uno speed dating, 3 minuti faccia a faccia prima di decidere se desiderare un secondo incontro. Chiaramente non si poteva avere una mappatura genetica dell'individuo che si aveva di fronte, eppure i risultati sono stati chiari. In molti casi il potenziale partner veniva accettato e quindi gli si offriva la possibilità di un ulteriore incontro,
se presentava alcune caratteristiche specifiche del DNA. Nei maschi il polimorfismo 1438 AG legato alla serotonina e alla dominanza sociale. L'importanza della dominanza sociale, ma noi lo vediamo anche quando noi ad esempio vediamo certi personaggi molto in alto nella società, brutti come la fame, grassi, grossi, bolsi, no? Circondati da belle femmine, da giovani femmine. Ecco, noi accusiamo queste giovani femmine di essere delle puttane, che non è vero, perché la femminilità si accompagna... È tratta dal potere. Esattamente, dalla dominanza sociale. Vedi Berlusconi, per vecchio ricoglionito... C'ha la fila. C'ha la fila di femmine, ma perché lui è dominante socialmente. Ricordiamoci sempre, basta che noi andiamo a vedere... In una qualsiasi razza animale basata sul branco, che il capobranco più o meno giovane, cioè quello che è riuscito a distruggere, a allontanare tutti i vari concorrenti, cammina in prima fila sul branco, no? E dietro c'è tutto un corteo di femmine. L'arem. In qualsiasi razza. Animale sociale, evidentemente c'è qualcosa del genere. Se l'uomo è dominante, la femmina gli va dietro, e qui e basta, perché questa è natura. Oh. Allora, in molti casi il potenziale partner veniva accettato e quindi gli si offriva la possibilità di un ulteriore incontro se presentava alcune caratteristiche specifiche del DNA. Nei maschi il polimorfismo 1438 AG, legato alla serotonina e alla dominanza sociale. Importanza fondamentale della serotonina, cosa scoperta e messa in pratica nella cura del tumore del professor Luigi Di Bella. Vedi cosa significa essere persone acculturate e non essere cretini che obbediscono per soldi o per cretineria. La Rosa Bindi più bella che intelligente, esatto. è la formula più eccezionale, è clara, esattamente, grande definizione, una specie del di grande del grande Vittorio Sgarbi, capito? Non a caso chi conosce la componente ormonale neuropsico-endocrino-immunologica sa perfettamente che esistono queste interconnessioni incredibili. E la malattia, il cancro soprattutto, è comunque un'espressione di un deficit di collaborazione di questi elementi. L'elemento serotonina nel maschio dà quella, come dire, quella serenità, quella tranquillità. Io vorrei sempre ricordare... Equilibrio. Esatto, l'esempio del principe di Condé, quello prima della battaglia. Della battaglia se la dormiva tranquilla. Certo. Era un uomo pieno di serotonina, non poteva che vincere, anche Napoleone. Sì, sì. Non vinse a Waterloo perché era ipereccitato, molto preoccupato, aveva anche tradito aveva anche le emorroidi, sai caso? Le emorroidi. E poi c'era anche qualche anno, cominciava avere qualche anno, sì, insomma, poi, ecco. Sì, vabbè. Comunque, è così, cari amici. La calma è la virtù dei forti, è vero, e quindi se tu hai la capacità di fare una cura di una serotonina normale, riportare la serotonina, e questo si ottiene anche con l'uso della melatonina, se riesci a portare la serotonina in una condizione normale, vinci il tumore, perché il tumore, il cancro soprattutto, a parte alcuni casi di tumore dovuto a inquinamento, il resto è dovuto a uno squilibrio. Molto spesso uno squilibrio psichico che poi si riverbera su quello ormonale. Per quale ragione tante persone che sono reduci di una sconfitta, che spesso noi dall'esterno una sconfitta, guarda, non la vediamo. Un esempio Enzo Tortora, un esempio. Esattamente. Ma quello è di una chiarezza estrema. Cioè, Enzo Tortora... è durato 3 o 4 anni e dopodiché è morto, ma era già in fase da quando è fuori lasciato. Esattamente. E perché quella è... Quel tale che era chiamato lo squalo, quando era nel pieno della carica dell'assalto per la conquista
del sistema Roma, non mi ricordo, Sbardella. Ah, come no, lo squalo di Anzio. Sbardella, l'ho conosciuto, l'hanno, anch'io, per mio dispiacere, l'hanno bloccato nel momento in cui lui stava, è come se fosse stava emergendo, era in fase di è venuto un grande, esattamente, aveva in mano la situazione romana, che è quella che noi sappiamo, conosciamo perfettamente, cari amici, lì dominava tutti, però era massa di masca, sono i delinquenti, uno più peggio dell'altro, ecco perché dico che la ragazza Raggi non ha la forza e la tempra per dominare questa massa di delinquenti, sta verminaia puzzolente, capito? L'hanno fermato, non per modo di dire, cioè proprio le palle, cioè uno maschio dominante con tutte le caratteristiche che stiamo dicendo e adesso. Non lo sono nemmeno Di Maio e men che meno quell'altro Di Battista. E no, ve lo diciamo subito, così state a posto. Allora, questo personaggio, grande fumatore di sigaro, io ve lo ricordo che andava in giro in macchina con un autista, lui fu autista. Di Andreotti? No. Di chi era? Non mi ricordo del più. Del sindaco di Roma. Ah, Petrucci. Esatto. Di Petrucci, adesso mi ricordo, sì. Ti conosco, mascherina. Allora, e lui andava in macchina con questo sigaro, sembrava di vedere Al Capone. Anche lui era un personaggio costruito. Vabbè, comunque si era costruito da sé da questo punto di vista. Sì, sì. Sì, perché non si arriva a quei livelli partendo da zero. No, anche. Allora, e lui il personaggio era Al Capone, quindi doveva fare la parte di Al Capone col sigaro in bocca, eccetera. Che non era uno stronzo, era un sigaro vero. E io ve lo ricordo in macchina, una macchina del Comune di Roma, con sto sigaro in bocca. Come Al Capone, che fu preso alla sprovvista e essendo finito in carcere non per migliaia di delitti, ma per evasione fiscale, se l'è preso in saccoccia. Lui uguale si è trovato con qualcuno che gli ha messo delle tagliole tra i piedi e probabilmente anche una forte tagliola sull'uccello, no? Che da quanto si dice l'aveva utilizzato essendo stato autista di quel sindaco, pare che l'avesse utilizzato più di una volta, quindi proseguiamo. sei maligno, un tumoraccio l'ha fermato, ma era giovane, stava... avrà avuto un 55 anni una cosa, ma nemmeno 54-55 anni nemmeno. L'hanno fermato nel momento in cui stava dando l'assalto con le sue truppe molto ben camellate, no? Stava dando all'ultima trincea, i soldi enormi all'ultima trincea, capito? In uno studio dell'Università di California abbiamo detto veniva accettato, eccetera. Nei maschi il polimorfismo 1438 AG legato alla serotonina e alla dominanza sociale, nelle donne la A118G del gene recettore degli oppioidi connesso alla sensibilità sociale. Quindi il gene recettore degli oppioidi, pensa bene, è connesso alla sensibilità sociale. Cosa significa? Significa che si dedica ed è vittima degli oppioidi chi ha problemi sociali. Di interrelazione sociale. Esattamente. Ma è così, certo, la droga serve per apparire, per cambiare il carattere, la propria immagine nei confronti degli esattamente, altri. Esattamente, eccolo qua. Quindi queste cose sono di una carenza estrema, ma chi le può capire? Soltanto chi è allenato alla sociologia neuropsico-endocrino-immunologica, perché questo principio fondamentale che fu pensato, ideato ed dal espresso grande maestro dal tuo. Grande maestro Nicola Pende è l'elemento fondamentale che solo le persone che conoscono a fondo questi problemi capiscono. Ecco perché un grande della medicina è stato il professor Di Bella, che ha capito questi principi essenziali, che ha capito che gli c'è altri... una interrelazione fra la chimica e la fisica biologica e il sistema ormonale, e il sistema immunitario, l'immunità. Anche proprio l'attività fisica esatto, dell'uomo. La psiche agisce sull'immunità,
quando noi abbiamo portato due esempi, ma ne potremmo portare quanti ne volete, cari amici. L'ho detto tante volte, soltanto tra le mie conoscenze, soltanto tra le mie conoscenze dirette, quattro donne le quali hanno elaborato, e qui poi rientriamo nelle osservazioni del grande medico tedesco Hammer, non a caso accusate continuamente, dileggiato, eccetera, diffamato, certo. Che c'è un rapporto strettissimo tra percezione di una mancanza, come dire, di un lutto e produzione, ma anche di un tumore, di un dispiacere qualunque, sì, non solo, ma, di un, sì, vabbè, deve essere più il grande dispiacere, più è forte l'impulso. Sì, ma... certo, se io scusa, adesso dico, dipende dal dispiacere, certo, se uno, capito, mi strappa due peli del culo, no, potrà assoluta dispiacere, ma non mi viene il tumore, che lasciamo la più grande perdita, ovviamente è un familiare. Oh, esatto. Però può esserci per esempio una lotta politica persa, esattamente, come per nel caso, come il caso dello squalo, dello squalo, ecco, come il caso di Tortora, perché certo, ricordiamoci, io non a caso, tu hai fatto bene a ricordare Tortora. Quando fu arrestato Tortora, io collaboravo a una rivista che si chiamava La coscienza del cittadino, oppure La coscienza del medico, perché noi abbiamo fatto 15 anni col titolo La coscienza del medico e altri 10 anni col titolo La coscienza del cittadino. In questo contesto, un bel momento arrivò la notizia che avevano arrestato Tortora. Allora io scrissi, e c'ho la documentazione perché c'ho tutto rilegato, tutti questi giornali tutti rilegati, io scrissi: il fatto che Tortora sia stato arrestato significa che è innocente. Basta. Due o tre giorni dopo io lo posso far vedere, e infatti era innocente, solo che per poveraccio, in questo rodimento, no, che ci ha avuto lui, che era il buonista per eccellenza, ma vedete che operazione gli hanno fatto. Lui era il re dei buonisti, il buono tra i buoni, il buono televisivo, milioni di donnette lo guardavano con la lacrima agli occhi, quanto schifo. Non a caso operazione, secondo me, mediatica di ante litteram per arrivare alle transgender e alle tutte le varie porcate. Ma è chiaro, loro la vedevano così. Allora, siccome lui era il buono tra i buoni, il San Francesco tra i lupi, chi lo vogliamo chiamare, quale operazione per coprire un prevedibile retaggio in un giro camorristico di cui faceva parte proprio il pubblico ministero napoletano, che si esibì in un'accusa incredibile che nessuno avrebbe mai potuto dire, e per chiaro mi dimostrava in maniera chiarissima che quel pubblico ministero era un uomo della camorra. Si trattava di coprire mediaticamente circa 300 persone, 350 persone che erano state individuate tra grossi personaggi della camorra attorno lì nella zona di Napoli. Anche nella politica, non scordiamo. Sì, va bene, è chiaro, la copertura è quella, ma non, la camorra è un'entità politica, che ne dicono i fessacchiotti che pensano che le entità camorristiche, la mafia e quant'altro non siano politiche. La politica è costituita da gruppi di potere. E il potere è anche la camorra. Il potere è quello più diffuso. C'è stato uno che ci ha criticato quando ho fatto vedere quell'articolo a conferma del fatto che io ho sempre detto che camorra, 'ndrangheta, stidda, sacra coronomita, sono un tutt'uno, e si sono spartiti le zone di influenza nel mondo. Il camorrista non è quello che crede il fesso, il camorrista non è quello che va a chiedere il pizzo. Oramai siamo a livelli di grandi finanzieri internazionali. No, appunto, e quindi questi qui se la battono tra di loro. Leggevo in una di queste riviste, tra l'altro piuttosto interessanti, ad esempio l'importanza per quanto riguarda il voto statunitense degli statunitensi di origine scandinava. Sono tutti di destra, sono tutti però di una destra non repubblicana, ma di una destra hillariana, per cui chissà per quale ragione queste persone seguono questo mito di cui parleremo. In ogni caso, cari amici, se vedete qualche articolo di Maurizio Mascolde in relazione a Hillary, andatevelo a leggere perché è molto interessante. Noi tra l'altro abbiamo già fatto vedere
come siano morte tante persone che potevano nuocere a questo personaggio maligno, che tra l'altro risulta aver avuto un ictus. No, non solo, ma probabilmente malata di Alzheimer alla fase oramai quasi demenziale. Esattamente, ti immagini quando la leggono Presidente. Allora, ma è il giusto presidente che vuole quella gente? Ah, sì, certo, a misura loro. Ah, certo. Come? Certo. Non c'ha l'Alzheimer. Ossipiente e obbediente. Questo nostro non c'ha l'Alzheimer, ma è demente di nascita. Ma quello gli viene in anticipo. Quello l'Alzheimer, questo l'Alzheimer gli viene in anticipo. Hai capito? Hai capito? Al decretino. Questo qui si chiama decretino. Decretino. Nei maschi il polimorfismo, eccetera, eccetera. Nelle donne, quella della sensibilità sociale. Come insomma, deeloquenzia, insomma. Certamente. Il decretino. Sì. Insomma, sotto le parole, gli sguardi, il linguaggio del corpo, è vero Orazio, quanto è importante il linguaggio del corpo. L'80% della comunicazione noi la facciamo tramite il linguaggio del corpo. E soprattutto noi comunichiamo le discrepanze tra il nostro linguaggio del corpo che comunica una cosa e quello che diciamo con la bocca biforcuta, per cui tutti i coglioni che credono... Quando entro in conflittualità non è mai la parola che vince, ma il comportamento. Esattamente, tutti i coglioni che credono di convincere gli altri, no? Con esibizioni più o meno estemporanee. Fantasmagoriche, sì, diciamo appunto Matteo Renzi, l'esempio tipico, che si presenta, capito? Col cellulare che va a fare conferenza stampa con Putin che sta lì e se lo guarda. Questo è proprio matto rifatto. No, ma poi pensa, Putin che si è fatto avanti sgomitando nell'ambito del KGB, non nell'ambito dell'associazione con del 18 coglioni, sì, non nell'ambito dei Boy Scout della Jessie, capì? L'ha fatto lui è uscito fuori, lui è andato ai vertici del KGB e sta facendo la più grande rivoluzione del XX secolo. Culturale. Ha distrutto il bolscevismo. L'ha distrutto, non esiste. Ha ricostruito il paese più grande del mondo. Esattamente. Ha ripristinato il cattolicesimo vero, ortodosso, cioè quello vero, quello è il cattolicesimo pure vero. Se è falso, ma è quello originale. Oh, viva Dio, hai capito? E questo qua, pescato da una parrucchietta da 4 soldi, no? Pretende di andare, no? A esibire, a snobbare. Sì, a esibire le sue capacità circonlocutorie, decretino. Allora, il linguaggio del corpo. Correvano tra i partecipanti allo speed dating importanti scambi di informazioni genetiche. La controprova è venuta dall'incrocio dei polimorfismi. Maschi con l'allele della sensibilità e femmine con quello della dominanza sono stati quasi tutti scartati. E certo, è normale. Scartati. Ma vengono comunque selezionati. Sì. Comunque inconsciamente scartati. Certo. Dice, ma come? Io sono così bello, gli ho fatto in comune. Io, vedi, e poi chiudiamo perché noi ci siamo dilungati un po' troppo. Però, io mi sono sempre chiesto, ma com'è che ci stanno questi personaggi che riescono a sedurre queste donne? Grande fascino. È vero. Grande fascino derivante dal potere economico. È una fase dominante. Certo. E se si è arrivato al potere economico in una situazione in dove quello che comanda è economico, certo, e tu automaticamente dici, ma Trump c'ha una marea di belle donne, te credo. Perché Berlusconi no. Ma insomma io dico, questa gente, il moralismo di questi cialtroni. Oh, poi c'è quell'altro di bello, c'è il classico seduttore napoletano, no? Il quale seduce facendo una marea di complimenti. Simpatico, certo. Complimenti, quanto sei bella, ti vorrei qua, ti vorrei là, ti vorrei su. Beh, quelli sono maschi dominanti, perché se non fossero dominanti, anche se fai complimenti, anche se sei un napoletano, anche nessuno. Se suoni la chitarra come Murolo, non te se fila nessuno, hai capito? Quella dominanza sono stati quasi tutti scartati. Come se passassero al partner
un'informazione confusa e contro natura e contraddittoria. È il discorso della comunicazione, oh, dicevamo esattamente, prima. Rispetto ai classici ruoli sociali. Al di là degli incontri veloci di 3 minuti, conoscere la genetica delle scelte relazionali è di fondamentale importanza per capire uno dei meccanismi chiave dell'evoluzione umana. Perché si scelgono determinati partner e che cosa ci si aspetta da loro. Certo, ho avuto il colpo di fulmine, però bisognerebbe vedere anche su questo. No, il colpo di fulmine, questo lo posso dire io, arriva attraverso lo scambio di informazioni di questo tipo. Di informazioni non con la parola o visive, ma semplicemente con la gestualità. Ma anche questo è legato a livello cosciente, la persona non si rende conto, ma l'inconscio indirizza immediatamente l'interesse e non c'è bisogno di parole. Infatti se tu vedi una bella figa, dici che c'è bella nuda e muta, che te cambio qualcosa? No, se parla no. Ah, o cieca, poverina. Anzi, se statista pure meglio. Sei sempre caustico. Beh, c'era quello che diceva, ma tu come fai ad andare con quella che è così brutta? Beh, se io metto il cuscino sulla faccia... Dopo il resto uguale. Il resto uguale. Allora, le scelte relazionali è di fondamentale importanza per capire uno dei meccanismi chiave dell'evoluzione umana, perché si scelgono determinati partner e che cosa ci si aspetta da loro. Questo è il fatto. Molti matrimoni finiscono male, prima di tutto perché sono stati organizzati anche singolarmente dai due partner. Senza tener conto di questi fattori. Ma poi il bello è che laddove ci sono anche delle corrispondenze di carattere genetico, come qui è illustrato, nel momento in cui viene fuori una situazione di crisi, l'attesa di uno dei partner è conforme a quello che si aspetta. Certo, e se quello non è all'altezza di rispondere, finisce il matrimonio. Alla somma del bagaglio che la natura dovrebbe dare al cacciatore o al raccoglitore. Esattamente. Quindi quando la donna dal partner a cui si è affidata, anche per ragioni puramente genetiche, vede che il partner non risponde a quella esigenza, la donna lo molla automaticamente. Che decade immediatamente la fiducia, il rapporto di fiducia. Fisicamente e psicologicamente la molla, poi se ne trova un altro meglio, se non lo trova resta senza. Però il discorso si finisce lì. E che cosa ci si aspetta da loro? Può sembrare freddo e riduttivo, ma quella che noi definiamo attrazione romantica non sfugge al codice della vita ed è alla fine un semplice negoziato. Fra geni. Oh, ragazzi, gli odori che noi emettiamo? Ferormoni. I ferormoni, ecco. Non sono odori. No. Non sono, noi sono attraverso il naso, che non percepisce più gli odori come quando eravamo più beluini, però comunque i ferormoni li riusciamo a interpretare in maniera inconscia, come dicevo esattamente prima. Però attenzione, i ferormoni sono una cosa chiara e ben precisa, sono ormoni che noi lanciamo nello spazio. Tuli latum fer, bravissimo. Tuli latum fer. Io ero forte. Tuli latum fer e ormoni, sappiamo quali sono. Sono ormoni che vengono rilasciati dalla cute e scaraventati nel vento, grazie al vento, hai capito, mescolandosi tra i profumi, gli odori. Per quale ragione si dice sempre che certi odori facilitano certi rapporti? Perché questi odori facilitano il coinvolgimento dei feromoni, ma anche il ricordo di fatti, esatto, gli odori, certo. Perché vanno a inficiare il settore del cervello, della memoria, perché riconduce quell'odore lì. Io ricordo la mia prima ragazza tanti secoli fa. Quanti anni avevi?
Era un ragazzo. 16 anni? Sì, 15 anni. La quale utilizzava un profumo di cui ricordo il nome, il Magriff, che all'epoca andava di gran moda. Non me lo ricordo. E lei per sedurmi si riempiva di sto Magriff. Magriff, che vuol dire la mia, il mio graffio. La mia ditta anche. Magriff. C'è l'identificazione tra l'altro ditta e graffio, però quello sì. Era proprio il Magriff, era il mio, ed era un grande... Era un grande profumiere degli anni, mm-hmm. degli anni 50, mm-hmm. francese. Forse francese? Sì, francese. Ma io ancora me lo ricordo. Mi ricordo il profumo e vedo lei. Mi ricordo lei e sento il profumo. Certo. Pia e porta a casa. Allora, è alla fine un semplice negoziato fra geni. Ditelo con un fiore o ditelo con un allele, non cambia. Quindi, cari amici, basta regalare tutti questi fiori che costano un sacco. Ditelo con l'allele. Visto che andiamo verso un periodo di grandi grame, sì. Fortune per tutti, e quindi sarà un periodo di vacche magre, sappiate insomma che non c'è bisogno di fare grandi sforzi economici per riuscire a ottenere, sì. il favore di una donna. Basta, esatto. semplicemente essere dotati di quei, quelle prerogative che abbiamo detto dell'allele, da non scambiare con alleluia, mi raccomando. Cari ragazzi, dovevamo dire tante cose, ma ne abbiamo dette ugualmente tante. No, ne abbiamo dette di più. Sempre l'una cosa di cui volevo farvi, sempre solo no, vi volevo tanto per finire, sì, farvelo vedere, perché è importante. Perché è importante. È questo articolo dell'avvocato Marco Della Luna. Ora, l'avvocato Marco Della Luna scrive bene, però lui scrive... Che è anche un nostro, diciamo, un collega, un amico, qualche volta siamo anche incontrati in qualche conferenza. Qualche convegno, eccetera. E sostanzialmente anche una persona per bene. Sì, però quello che mi dispiace, vedi, qui ci sono delle cose che vanno ricordate. Vedi, stavamo parlando prima di persone dominanti. Qui c'è ad esempio una figura femminile molto dominante, ma non so se è proprio dominante. Qui è dominante fisicamente, ma non so se è dominante dal punto di vista ormonale. Vedi un po' tu. capito? Ma è un disegno? Sì. E di quei quadri stile preraffaelitico che mascherano sempre mitologie di vario genere. Comunque voglio far vedere l'articolo di Marco Della Luna e dopo te lo questo anche. Anche questo è bellissimo. Questo è nel mio libro degli Etruschi. Questo è vero. Questo è nella tomba dei tori di Tarquinia. E quello che cosa fanno? Si stanno buttando... Il vino, che era una delle abitudini degli Etruschi ai banchetti, si buttavano il vino. Allora, oppure questo è ancora più bello, vedi? Dove si vedono le femmine che vanno a toccare le chiappe del demonio. Ecco. Anzi, dal di dietro toccano i testicoli del demonio. Che fissazione, cari amici. Allora, volevo semplicemente far vedere l'articolo, perché è qui. L'avevo fatto vedere anche prima, lo rifaccio vedere, perché lo leggeremo, perché è molto importante. Più indietro. Eccole qua, qui c'è la dea dimenticata, parleremo anche di questo. E questo è importantissimo, parleremo anche degli scritti di una grande fisica, Giuliana Conforto, che ci sta illustrando il cambiamento della logica. All'inizio. La nuova costituzione, le nuove costituzioni renziane. Fate schifo, capito? Io mi domando, ma come fa la gente a non sollevarsi, andare a con i forconi a inforcarli su per il culo? Porca madre. Cioè, io perché non c'ho più 20 anni, perché sennò io ci andavo, giuro su Dio. Guarda, la camera
diventa un organo ripetitivo del governo, senza autonomia, quindi praticamente inutile ai fini democratici, così come il Senato. Eccolo qua. No, ma il bello è come si fa a permettere a un presidente che aveva detto un anno prima che il Parlamento era illegittimo, a permettere a questo presidente di salire al Colle e poi di, diciamo, tacitamente approvare e continuare a mantenere in vita un governo.